Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Ogni cristiano ha il dovere di pregare molto anche per coloro che detengono il potere politico e sociale, come i presidenti, i re, i governanti, i parlamentari, gli amministratori, i sindaci ed i loro collaboratori. Ciò è molto gradito al Signore. È bene invocare su di loro lo Spirito Santo affinché doni loro la saggezza nella gestione della cosa pubblica. Ogni cristiano preghi affinché coloro che hanno qualche forma di autorità siano innanzitutto profondamente e sinceramente onesti, finalizzino le loro scelte politiche responsabilmente al vero bene comune, non diano la priorità ai loro interessi personali, non facciano favoritismi. Ogni cristiano può pregare affinché non passi da loro alcuna legge contraria ai principi etici e morali sostenuti dal cristianesimo. Preghi inoltre affinché i politici si sforzino di salvaguardare i valori cristiani della famiglia e la dignità delle persone, garantendo la protezione della salute di tutti, l'istruzione e la formazione corrette, la sicurezza e la giustizia sociale. Il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace.